Sto registrando, eh? Sì, va bene. Va bene, va bene. Allora dai, dai, parla di Marcinkus. Sì, allora diciamo agli amici che andando a sfrugugliare tra i miei libri, che non sono pochi, e che di recente, sfruttando il fatto che ero in ospedale, me li hanno tutti spostati, ho trovato questo interessante libro. A proposito di giornalisti, è morto Gervaso, eh? Sì, me è stato detto adesso dall'amico Alessandro. Però la notizia, io generalmente le notizie le colgo da internet, che ti mando un'infinità di notizie nuove. A proposito, è uscito un articolo su Repubblica in cui vengo citato anch'io. In cui? In cui sono citato anche io. In un articolo di Repubblica? Sì, allora, a proposito, Repubblica ovviamente fa il suo sporco mestiere, no? E oggi è uscito poco fa un articolo in cui parlano dell'opposizione al regime e appunto fra gli altri citano anche Andrea Gioia, ci mettono tutti nel calderone, Antonio Pappalardo, un'altra marea di altri nomi che adesso non mi vengono in mente, perché diciamo tutto è partito, il discorso parte dal fatto che attaccano Antonio Pappalardo, giustamente dal punto di vista. Vabbè. Così, io sono contento. No, ascolta. Attaccano Antonio Pappalardo, a me mi fa piacere. Sì, altro, ma magari. No, ma la cosa incredibile che ho letto in questo articolo e che non sapevo è che il grado di generale gli è stato tolto perché è sotto processo per vilipendio del capo dello Stato, lo sapevi? Certo. Ma, no, non mi dire che lo sapevi. Certo. Che... Lo sapevi? Certo. Io certo. Non lo sapevo. Non lo sapevo. Quindi lui praticamente abusa di titolo anche, fra l'altro, cioè, hai capito? È un reato, cioè se lui non è più generale, perché è sotto processo, gli hanno tolto i gradi, lui fa anche, come si dice, il reato di, come cavolo si chiama, quando tu ti dichiari di essere... No, non è appropriazione indebita, è un altro articolo, adesso mi viene, abuso di titolo, una cosa del genere, insomma, vabbè, che ti voglio dire? No, quindi vengo in quell'articolo lì, che è bello lungo, saranno, penso, una pagina e mezza, due pagine di articolo. Non l'ho visto di straforo mentre cercavo adesso di configurare, perché ho visto, a me quando appare qualche notizia su di me su internet, io ho l'allerta praticamente, che mi avvisa appunto che c'è qualche cosa, appunto ho visto questa cosa e sono andato a leggere, ho letto molto velocemente appunto, e quindi niente, fa il pelo e il controvelo questo articolo a Pappalardo e ci accomuna tutti quanti in uno stesso calderone, capito? È la procedura di sputtanare un po' tutti, no? Mettere tutti nello stesso livello. No, parlano anche della Sara, come cavolo si chiama, quella che è andata in Parlamento, gli ha fatto il pelo contro pelo. Sta al Parlamento, sì. Perché semplicemente fa parte... Sì, anche lei, del gruppo misto, sì. Sì, la Sara Cugnale, ecco, non mi veniva. Ecco, lei anche, accomuna anche lei e tanti altri, fa un elenco abbastanza dovizioso, saranno almeno, penso, una trentina, quarantina di nomi, fra cui c'è anche Andrea Gioia e me. Hai capito. Va bene. Va bene. No, è un coglionaccio, no, perché poi sarebbe da fare, far fare la rettifica alla Repubblica perché venga
tutti vengono accomunati nel discorso che appunto l'autore dice che c'è il processo per il vilipendio del capo dello Stato a carico di tutto questo elenco, quando non è vero affatto, capito? Queste sono liste di proscrizioni. Sì, sappiamo. Si fanno abitualmente e non mi stupisce affatto che quelli di Repubblica, che sono appunto dei delatori per natura, fatto che scrivano queste cose, no? Allora, io qui c'ho un libro intitolato Dizionario del buon senso. Ah. Il paese irreale dalla A alla Z, prefazione di Vittorio Messori. C'è però nel risguardo della prima pagina un qualcosina che ne approfitto per leggerlo. Mm-hmm. No, io stavo, mentre tu, io divago, no? Mentre tu, io sto qui in giardino e sono sotto il mio prestigioso albero di prugne che stanno quasi maturando, ecco, lo sto facendo vedere. Senti, ma a proposito, ma tu quando esci? Quando potrai uscire? O io quando ma potrò? No, guarda, che io posso uscire quando e come voglio, sono io che non mi sento di uscire. Ma se io vengo, mi ricevi oppure ancora no? Settimana da me. Vabbè, no, perché la settimana scorsa mi ha detto aspetta una decina di giorni a settimana. Sì, 10 giorni a settimana sono passati. Sì, sta tranquillo, dai, lascia pure. Sì, no, ma senti, io non mi muovo. Mi ha detto Giuliana che sei dimagrito di 20 kg, è vero? No, ero dimagrito quando. Io ho passato una settimana senza mangiare. Oh. Lo so, non lo ricordo. Ho ascoltato che mi avevano. C'erano sbagliati nella dieta. Ma sì, me l'ha raccontato, ti davano le pappine. Ma sì, me l'ha raccontato, sì. E io come la mangiavo la rifacevo. Ricordati che le pappine erano l'alimento base del legionario romano, la pappa di ceci. Sì, ma non erano pappine. O di fave. Era un pasto a base di purea di patate. E di una pappina di cosa, di come si chiama? Ma lo so, ma era solo per dire che quelle minestrine per i bambini. Sì, ho capito. Dopo qualche giorno che continuavo a prenderlo, l'organismo l'ha rifiutato. Ti credo. Come lo mangiavo a pranzo e a cena, lo rifacevo immediatamente. No, la cosa era tragica, io mi ero visto che sarei morto perché... Morire per dissenteria è la morte più infame che si possa fare. Non era nemmeno dissenteria, come la mangiavo la rifacevo. E vabbè. A un certo punto, no, lo dico anche per gli amici che eventualmente mi stanno a sentire. Sì, certo. A un certo punto, che quando ci portavano da mangiare, io non... eravamo i due nella stanza, no? Io mi spostavo da una parte e quello mangiava dall'altra parte dal letto, lui scendeva dal letto dall'altra parte del letto, no? E io da questa parte qui, e non mi ero accorto quando mangiava quello. Un giorno mi sono girato per dirgli qualcosa, ho visto che quello mangiava come si mangia regolarmente in un ristorante, primo, secondo, carne, frutta, verdura. E che cazzo è successo? Ho chiamato subito il medico di guardia, dico, ma che è successo qua? E dice loro, no, perché noi abbiamo partito a darvi da mangiare così perché c'è una ragione quella, e poi si erano completamente dimenticati di cambiarmela anche a me, capito? Lo so, me l'hai detto, me l'hai raccontato. Torniamo al libro che stavi dicendo. Allora, c'è il risguardo di copertina. Gli applausi ai funerali, le condizioni igieniche dei bagni nelle aree di servizio, la cervellotica moda di assegnare un nome alle operazioni di polizia, i tavoli che si aprono e i pezzi di storia che se ne vanno, gli indici di calore e le temperature percepite, le piaghe dei bilanci, farmaci che costano 19 miliardi di vecchie lire al chilo, le bidet
pelle che si lavano i perizomi a scuola, le angurie mio, le clausole contrattuali delle banche scritte in corpo 6, Padre Pio che appare persino nel brasato, la battaglia a colpi di arance per le strade di Ivrea, le porte dei campi di calcio che crollano addosso ai bambini, i traffici dei mediatori di tessuti fetali. Sono davvero un'infinità di argomenti che indignano Stefano Lorenzetto, ma più di tutto lo indignano l'approssimazione, le reticenze e il luogo comunismo dei giornalisti nel trattarli, quando non preferiscono trascurarli per ignavia o per convenienza. Non a caso, dopo aver coordinato per 25 anni il lavoro dei colleghi, nel 1998 l'autore di questo dizionario ha scelto di lasciare la vice direzione di un quotidiano nazionale proprio per tenersi alla larga da quelli che gli chiama, parafrasando Chauderlo de la Clos, le redazioni pericolose. Carina. Dal suo osservatorio privato, Lorenzetto ha affinato la particolare capacità di saper cogliere le contraddizioni di un paese nevrotizzato, afflitto come non mai dalla mancanza di buon senso. Guarda, questa è una descrizione eccezionale che oggi noi vediamo in questo paese esasperata oltretutto. Sì, ma diciamo che è la parte più culminante di un sistema più ampio in cui la comunicazione viene continuamente stravolta nell'enfasi del proclama, no? Della frase d'effetto. Certo, è naturale, certo. Pronto? Pronto? Si è sparito. Sto concludendo. Particolare capacità di saper cogliere le contraddizioni di un paese nevrotizzato, afflitto come non mai dalla mancanza di buon senso. In questo pamphlet egli prosegue il lavoro avviato con le interviste alla gente comune che lo hanno reso famoso, quello di formidabile inchiestista attorno all'uomo, secondo la definizione che di lui ha dato Pierluigi Magnaschi. Scusa, non ho capito, la definizione era? Formidabile inchiestista attorno all'uomo. Non riesco a capire la parola. Formidabile. Inchiestista. Ah, inchiestista. Sì, vabbè, è una parola inventata. Intorno all'uomo. Ok. Secondo la definizione che di lui ha dato Pierluigi Magnaschi, direttore dell'ANSA. Il suo è un moralismo implacabile, ma sempre temperato dall'arguzia. Ho voluto leggere questo perché è la, ovviamente, descrizione del comportamento di quel quotidiano che tu hai prima citato, in cui lo spirito delatorio dei giornalisti che ci scrivono è ben noto. Sappiamo. Non è soltanto quelli che hanno stilato quell'elenco evidentemente a comando, dove poi hanno scelto ovviamente i nomi, perché poi immagino le discussioni, le reazioni, questo ce lo mettiamo, questo non ce lo mettiamo, chi ci mettiamo, questo no, ci fa un culo così, certo. Quell'altro no, questo si caga sotto, sì, lo mettiamo, lo ricattiamo, e tutto lo sappiamo perfettamente, no? Mm-hmm. Certo. Come stanno le cose. Certo. Allora, questo l'ho voluto leggere perché è un testo che sto leggendo adesso, ricco di spunti, semmai nel caso particolare ne riparleremo un'altra volta. Mm-hmm. Ma quello che mi interessava leggere, perché di queste cose non si parla mai. E cioè? E cioè il caso Marcinkus non lo sa nessuno, nessuno capisce il senso, il significato di queste cose. Ah, certo, certo. Nessuno si rende conto. Allora, c'è qualcuno che tra i miei nipoti, eccetera, in questi giorni, l'ha chiesto delle informazioni, eccetera.
E io ho sempre detto, guardate che qui c'è una omertà paurosa, un'omertà che è legata soprattutto alla tendenza del sacro soglio a falsificare sistematicamente i dati, a raccontare a balle, a minacciare e ricattare, perché questa è la situazione. Certo. Laddove, se tu vai ad affrontare un qualsiasi problema, si vede sempre la mano adunca di questi personaggi con un comportamento che definire criminale è fare, che ne so, un'offesa ai criminali. Ai criminali, perché i criminali sono gente seria, no? Il criminale, il gangster italo-americano statunitense è gente seria, non racconta balle, certo. Non si presenta. Non gli conviene, l'immagine è importante anche per loro. Sì, ma non si presenta con la faccia compunta della persona buona, del Don Abbondio di turno, eccetera, non ho capito. E invece questi fanno così, allora ci leggiamo qualcosina. Perché è bene che queste cose si sappiano, perché non se ne parla mai. Uh-huh. I libri su questo argomento ci sono, ma noi sappiamo anche che gli italiani non leggono, ecco perché si no. scrivono questi libri. Ma soprattutto non leggono, non leggono i libri impegnativi, dove bisogna leggere studiando, non leggere superficialmente. Sì, vabbè, ma non leggono nemmeno i racconti di evasione. Adesso leggo questo... questo capitoletto, sottocapitolo che ho segnato. Ok. Perché altrimenti non si capisce il nesso, capito? Certo. Coca, Nassau, Panama. Rapporto di servizio sugli incontri del giorno 7 giugno 1984, cioè pochissimo tempo fa. Tra capitano Pietro De Luca, maresciallo capo De Gennaro, e Barry Greiner, special agent della US Customs Service, le dogane statunitensi, in Miami, Florida. I due uomini della Guardia di Finanza di Milano erano volati nella capitale del contrabbando di cocaina degli States per scoprire quali legami ci fossero tra due società panamensi, la Pyramid Corporation, molto nota in ogni caso, e la Rano Cap del trafficante colombiano Gabriel Abuchaibe e il Banco Ambrosiano Overseas di Nassau, va bene? C'erano 34 milioni di dollari in ballo che profumavano di polvere bianca, trasferiti proprio alle Bahamas tra il settembre e l'ottobre del 1981 e il settembre dell'82, per poi rientrare negli Stati Uniti sotto forma di investimenti nella patria di Noriega, che Noriega noi sappiamo era uno che faceva parte della CIA. Uh-huh. Una strada tortuosa che girava sempre intorno, infatti Noriega bisogna ricordarselo che l'hanno portato negli Stati Uniti non a caso, no, hanno fatto l'invasione di Panama, sì, e poi ce lo sono portato via, sì, però che cosa ha fatto Noriega quando non poteva difendersi, è scappato. E dove si è rifugiato? A me sembra negli Stati Uniti. No. No, allora mi ricordo male. No, no. Si è rifugiato nell'ambasciata. Scusa un secondo, Quelle cose? Con la borsa. Ah, no, state in macchina, è vero. O te la porto tu. Grazie. Hai visto quel posto? No, non l'ho visto. Il video, l'hai visto? No, sì, ma fatti vedere. Non a me. Allora, Noriega non a caso si è rifugiato. Secondo te dove si è rifugiato? Ah, allora in Venezuela. Assolutamente no.
Boh. A Panama si è rifugiato, ma dove? Ma l'ambasciata americana? Ma quale americana? Ah, Città del Vaticano. Eh? Nella Città del Vaticano. Nell'ambasciata del Vaticano. Eh certo. tra compari ci si aiuta, no? Certo, certo. Questa non la sapevo, non la sapevo. Io me lo ricordo. A me sembrava che si era rifugiato negli Stati Uniti. No, negli Stati Uniti l'hanno portato lì, sta ancora in galera, mi sa. Infatti, allora l'hanno prelevato gli americani e l'hanno portato negli Stati Uniti, questo io sapevo. Sì, ma per fare questo hanno fatto un'invasione. Sì, lo so, questo lo sapevo. E hanno ammazzato un sacco di gente, diciamolo. Lo so, beh, è stata una cosa abbastanza dura, lo so. Una repressione dura, sì, lo so. Allora, ma questo hai scritto tu. Una strada tortuosa che girava sempre intorno allo stesso luogo, Panama, e che si avvaleva della benevolenza del suo regime militare, una creatura della CIA. Ah certo, ricordiamoci che il clan di Panama l'hanno in gestione, l'hanno costruito avendolo in gestione gli americani per 99 anni, capito? L'hanno anche inventato. Certo. Per fare questo. Diamogli atto, certo. La zona di Panama, nella previsione di potersi costruire sopra il canale, l'hanno portato via a un altro paese, con una guerra, oltretutto. Ma chi era? Ma vediamo a noi. Chi era l'altro paese? Era il paese che aveva Panama nel suo territorio, e dovrebbe essere, mi pare, quello che ha per capitale Bogotà, o sbaglio? La Colombia. Il caso era talmente importante che la gente Greiner, in equipe con Peter Avalia, Special Agent dell'Internal Revenue Service Intelligence Division, la Guardia di Finanza americana, avrebbe dovuto preparare una dettagliata relazione per lo stesso Presidente Ronald Reagan. Gli americani, infatti, erano convinti di aver intercettato una delle più vaste operazioni di riciclaggio dei narcodollari. La segnalazione delle dogane USA era arrivata in Italia il 20 aprile dell'84, all'attenzione dei magistrati che si occupavano delle trame di Calvi e Marcinkus. Due mesi dopo, i tre giudici Pizzi, Bricchetti e Dell'Osso si recavano a Santo Domingo e poi a Miami, dove il 4 giugno avevano un lungo colloquio con Greiner e Avalia. Abbiamo scoperto che un certo Candido Rodriguez, uomo di fiducia di Abu Dhabi, ha effettivamente numerosi versamenti presso la Southern Bank di Miami, su un conto aperto da un uomo dal cognome apparentemente tedesco, rivelarono i poliziotti USA. Quest'uomo si chiama forse Siegenthaler, Pierre Walter Siegenthaler, domandarono gli italiani. Non ricordo, risposero i due, ma l'agente Greiner si mostrò sorpreso a udire quel cognome. I giudici italiani se ne accorsero. Per essi lo stupore di Greiner era una conferma indiretta a certe supposizioni, ossia che a seguire le tracce dei dollari in fuga di Calvi e Marcinkus ci si poteva imbattere anche nella pista della droga, perché quel Pierre Siegenthaler altri non era che il direttore generale del Banco Ambrosiano Overseas di Nassau. Va bene? Va bene, va bene.
Certo. Quindi direttamente con le mani in pasta, anzi diciamo pure con le mani nella polvere bianca. No, nella farina. Nella farina, nella farina. Farina di coca, ma sempre farina è. Sì, sì, della farina. Non è finita, continuarono i documentatissimi Greiner e Abaria. Abaria sicuramente è un italo americano, un ispano americano. Sappiamo che dalla Southern Bank i fondi depositati a Miami venivano immediatamente trasferiti all'estero tramite la Bankers Trust Corporation di New York, che li accreditava su varie piazze. Di nuovo un altro significativo indizio: la Bankers Trust era la banca americana che fungeva da tesoriere per le transazioni in dollari del Banco Ambrosiano. I giudici milanesi chiesero se c'erano altri particolari. Mi segui? Sì, sì, come no? Certo, conoscete Ivan Alvarez? È uno dei tanti piccioni viaggiatori che noi sospettiamo possono essere magari involontariamente utilizzati dai colombiani. È stato lui a riunire tutti questi fondi in un conto unico presso il Baul di Nassau a favore di alcune società panamensi, la Atento Pyramid Corporation e la Rano Cap di Abu Chaibe. Alvarez, il nome non era nuovo, non c'era forse, devo girare pagina. Ivan Alvarez Valtodano, funzionario dell'Ambrosiano Group Banco Commercial di Managua, altra creatura centroamericana di Calvi, era proprio lui. Quali erano i veri rapporti tra il Baul e i trafficanti colombiani? Come venivano lavati i narcodollari? L'agente Greiner citò un paio di operazioni, in particolare entrambe dell'identico meccanismo. La prima, del giugno 1982, consisteva in un versamento di 2.390.013 dollari del Baul di Nassau dietro ordine dell'Ambrosiano di Managua al Banco Ambrosiano di Milano. La seconda, del settembre 82, prevedeva un versamento di 1.659.166 dollari, sempre a favore dell'Ambrosiano di Milano via Nassau dietro ordine di Managua. Una faticaccia inseguire questi quattrini. Dalla Bankers Trust di New York erano stati parcheggiati in banche di tutto il mondo, dalla Nigeria al Venezuela, dal Lussemburgo all'Argentina, dall'Egitto al Perù, dal Belgio alla Francia, dal Brasile all'Uruguay, dalla Gran Bretagna alla Grecia, alla Svizzera, alla Spagna. Meta finale Nassau. Non era finita, i soldi della Bankers Trust avevano preso anche la via dell'Italia, erano finiti a Vicenza, presso la Banca Cattolica del Veneto, ti sbagli? Incredibile. Non cambiano mai il pelo, perdono il pelo, ma non cambiano mai. Ma quale pelo? A Milano, presso la filiale della Barclays International, a Gallarate, presso la Banca Industriale Gallaratese, a Gemme, presso l'Industria Filati Tessici Tessuti di Crespi. I due versamenti all'Ambrosiano di Milano erano somme rimborsate dal Baul di Nassau come interessi su due depositi, uno di 31 milioni di dollari, l'altro di 22 milioni, spariti perché mai restituiti nel buco nero dell'Ambrosiano Group Banco Commercial di Manhattan.
tuttavia si arenò dietro gli addebiti del Baul a Milano. Ma sulle due società panamensi, la Pyramid Corporation, la Rana K, era calato un sipario di ferro. A Panama, regno di Noriega, nessuno aveva voluto dire nulla. D'altra parte, Cara de Pigna, nell'84, aveva in pugno il suo paese. Non solo appariva come l'uomo forte del regime, ma si comportava da autentico narco generale, sfoggiando ottimi rapporti con la triade del cartel de Medellin, i super boss colombiani Paolo Emilio Escobar, José González Rodríguez e Jorge Luis Ochoa Vázquez, in cambio della protezione concessa ai loro carichi di cocaina. Noriega si era guadagnato una tangente di 4,6 milioni di dollari, dollari che venivano ripuliti soprattutto dal Bank of Credit and Commerce International di Lussemburgo, un istituto arabo, la settima banca privata del mondo con circa 400 sportelli in 73 paesi. Nell'ottobre dell'88 il velo che proteggeva i professionisti del riciclaggio fu squarciato da un grande blitz che portò all'arresto di 40 persone, tra cui il banchiere personale di Noriega, l'arabo Amiad Avan, direttore per l'America Latina della Bank of Credit del Lussemburgo, il gestore del patrimonio intestato a Noriega e al governo panamense, qualcosa come 23 milioni di dollari, ma milioni di dollari di allora. Certo, certo. Allora, quando noi, e con questo direi che la chiudiamo, prendiamo in considerazione il Lussemburgo, non teniamo mai conto che il Lussemburgo rappresenta anche le finanze degli arabi. Certo. E qui invece c'è scritto, quindi la potenza di questi sciacquapalle che rappresentano il Lussemburgo oppure quell'altro staterello europeo, come si chiama? Quell'altro staterello europeo. Sì, lo so, che è vicino al Lussemburgo. Liechtenstein, sì. Questi sciacquapalle si possono permettere di comandare nell'ambito del Parlamento europeo e quindi nell'ambito dei paesi che costituiscono la base per l'Unione Europea, anche perché rappresentano un'enorme potenza finanziaria che riguarda ovviamente quello che noi chiamiamo la globalizzazione. Certo. La mondializzazione, perché non è soltanto... No, lì dentro quei due buchi, come anche a San Marino e anche a Vaduz... Che, morti di fame, sì, cioè, sì, però comunque servono, le banche europee c'hanno su piazza i paradisi fiscali praticamente attraverso questi due stati. Certo, poi c'è, oltre a questi due stati, c'è oltre all'Olanda, c'è Lussemburgo, Olanda, che è ancora chi comanda in Olanda, lo sappiamo, è ancora la compagnia delle Indie, certo, non è che certo. Comandi qualche no, ma altro. Comanda anche in buona parte anche in Inghilterra ancora, ricordiamocelo. Sì, certo, con la percentuale minore in Olanda è più piccola, è più ristretta, certo. E lì il dominio è totale, assoluto. Ricordiamo a questo proposito la crisi e il default creato dal crollo di borsa della borsa dei tulipani, che nel 1645-50 primo esempio di come si fa a fregare la gente. Certo, la prima truffa messa in piedi non a caso da quelli della Compagnia delle Indie. Esattamente, da loro signori, certo. Non è tanto una truffa quanto appunto una riappropriazione. C'è una speculazione mirata di come si fa a gestire i grandi guadagni in borsa. Certo, certo, certo. È stato l'esempio culminante
che poi ha portato a quelle repliche successivamente introdotte periodicamente, come anche adesso. Esattamente, esattamente. E tanto lì o li ammazzi tutti o continuano in quella direzione. È così purtroppo. L'abbiamo capito, mi sono fatto un'esperienza personale proprio da quel punto di vista, perché se non ci fai l'esperienza personale, la situazione non la capisci. Lo so. Devi vedere esattamente come stanno le cose. Ma io ho avuto l'esperienza non personale, ma di un amico che ha investito nel 92 un miliardo e 200 milioni di lire dell'epoca nel 92 che era ma forse 500 milioni di euro di adesso, una cosa del genere. Certo. E lui dalla mattina dalla sera alla mattina si è ritrovato e non c'aveva più nulla. Esattamente. Capito? E quindi immagina, e poi questo qui è morto di crepacuore in Kenya, dove era dovuto fuggire. Me l'hai raccontato, me lo ricordo molto bene. Capito? È così. Vabbè, lì magari in Kenya se l'è fatta con qualche negrona. Eh sì, è probabile. Si stava consolando. Sì, vabbè, appunto. Vabbè. Hai finito? La chiudiamo qui. Sì, va bene. Non lo capisce quando si parla di Sindona, ma chi era? Certo, sono solo dei nomi. Per la maggior parte delle persone sono solo nomi, non hanno un substrato, una radice. Questi nomi. Era il banchiere del Vaticano e tutti questi traffici venivano fatti per conto del Vaticano. Non hanno mai cambiato il pelo, l'hanno solo perso un po'. Il Vaticano che campa raccontando cazzate ai coglioni che ci credono. E in più gli vende pure, cioè praticamente io mi ricordo di averlo detto un'altra volta, non so se l'abbiamo detto assieme, sono due aspetti che sono gli stessi, la cocaina o il gesso, sono due forme certo. di lavaggio del cervello, certo. comunque uguali, certo. il gesso lo adoperano dentro quelle più gravi però sono le droghe ideologiche, filosofiche, non quelle chimiche. Vabbè, ma la droga ideologica del Vaticano accompagnata all'uso integrale. I vari gradi di iniziazione in tutte le epoche sono sempre state portate avanti attraverso l'uso delle droghe, oltre che altri espedienti. Quindi quella gente lì che si occupa di misticismo e quant'altro, conosce bene gli effetti sulla psiche e sulla morale delle droghe, capisci? Capito? Certo, è la prima cosa che studiano. Capito? Ma tutti il seminario, quando fanno l'inculare la reciproca, dai. Non ti smentisci mai, alla fine devi dire sempre la tua. Ma non è vero, scusa. È vero, però c'è tanta gente che c'ha, che è bien pensant e che quindi reagisce male a queste due, queste due peggio per loro. Estremizzazioni, due sono sempre estremizzazioni un po' così. Un po' così. Ma io più estremizzato di quello che ho letto adesso, ma che cosa? E questi poliziotti poveracci che seguono qua e là, corrono di qua, vanno su e giù. Ti ricordi quel bellissimo film intitolato Il papavero è anche un fiore? Il titolo me lo ricordo, ma il film no. Ma tu l'hai citato varie volte. Però io non l'ho visto. Mi ha colpito moltissimo, con attori di altissimo livello, attori inglesi di altissimo livello, che appunto tratta di un paio di poliziotti. Era tratto da un libro, se mi ricordo bene, questo film. Sicuramente l'hanno tratto da un libro. E dove si vede questa gente segue una linea della droga che parte dai paesi della droga, quindi dal Medio Estremo Oriente, arriva in Turchia,
passa tutti quei paesi lì, Turchia, Grecia, arriva in Sicilia dove la droga viene lavorata, viene ridistribuita in parte, parte per l'Europa del Nord. Ma quindi è molto bella, credo che i nostri amici la possano trovare, credo che il film si trovi su internet. Il papavero è anche un fiore. Allora, io chiudo qui perché a questo punto è diventato anche buio, io sto qui in giardino. Allora io cerco, no, domani o dopodomani, appena c'è un po' di tempo, vedo di configurare il computer con questo nuovo sistema e vediamo se riusciamo a fare una videoconferenza. Va bene. Ok, okay. Poi ci sentiamo comunque, okay. Domani va sicuramente. Bene, io sto qua. D'accordo. Io sto qua. Ciao, buona serata.